finito di sognare, possiamo partire con il match. Certo, certo. Perché tu devi aspettare. Devi aspettare il mio King. Mark my words, ragazzi. Ci rivedremo presto. Noi lo facciamo la sfida tra cast. Sfida tra cast, assolutamente. Va bene. What, ha tirato così a 0% questo uomo. Super hype. Oh, CDG tende subito là. Un noiosissimo super combo. Un noiosissimo. Bellissimo. Falcon Punch. Tirata lì perché bisogna crederci. E ancora. E ancora. Non entra per l'ottima. Il giusto air dodge di. Demotor, ancora terzo Nick, sta tentando, lo sta mettendo molto alle strette al bordo. Ma appunto ci sarebbero tutti questi team, ma in realtà i team sono due, tipo con San Giovanni e Team Neg. Infatti Grimani si splitta in Neg due, con San Giovanni e Neg. È più elite. Direi di no, Carlo. Esattamente. No, voi direi insomma di no. Quelle tipo la carica. E ancora il bear sulla combo di Falcon. Vediamo come il Mammator riuscirà a piazzare una delle sue special. Psycap, si comincia. Adesso temeno, c'è scritto. Adesso sì, sì, c'è scritto. E però sull'oscuro si getta così. Tira questa. Scende. Che non entra, ma non riesce a. Ottimo invece. Ma scusa, questa ma con Down Air puoi prendere due frame? Sì. È una buona opzione? Sì. Se non hai intenzione di scendere, puoi stare lì. Assolutamente safe. Puoi stare lì e tentare di prendere due frame. Funziona. Cioè, se... No, ragazzi! È stato pineappolato. È stato ananassato dalla Dreamland. Dreamland Phil, perché non lo so cosa è successo, ragazzi. Ma il grabber era stato, probabilmente non era quello che doveva entrare. Vai mamma, così ci piace, dice Flavio. Hatchet Man che non entra di pochissimo. Come si chiama quello? Colpo del sigaro in colpo italiano? Del sigaro, colpo sì. Del sole. Cioè praticamente te prende con lo scudo normale e te lo distrugge. Bear che chiude così la stock e si porta semplicemente a una stock. Omf. Ma ragazzi, stava caricando lì la smash. Perché l'antiproiettile contro Falcon è... Metti che tira fuori la sua pistola e ti spara, no? Ah, cazzo! Cioè, come fai se non fa salvarci? Esattamente! Finale, certo. Snooze! No, vediamo! No, vediamo! No. E non era un critico, ragazzi! Però ci ha provato fino alla fine. Tuac, che però non uccide perché è troppo vicino. Parte un tifo per CDG. Ma che CDG, io? Ma che CDG, dice il nostro caster imparziale. Assolutamente! Il Tuac che non uccide perché prende la legge, si salva. Il nostro caster assolutamente non Team Giovedì. No, no, assolutamente. Io sono imparziale, gioca Fortnite. Gioca Fortnite, esattamente. Io sono Fortnite. CDG ci dicono snoozed, ma non succede una seconda volta. E il down B, così. Sembra Bill Cosby questo eroe. Questo eroe sembra Bill Cosby. Il weak knee che però me lo porta troppo in basso, ma recupera comunque. Down B che non entra, che mamma forse è riuscita a spostarsi, bellissima. I fendenti di del demone, famosissime. Kaboom! Non è abbastanza. Forse cerca un'opzione tipo down smash, però non entra per chiudere. Qua ci vorrebbe che chiude. E mi sa che no. Dal verso sbagliato sarebbe morto. Super fiammata per cercare di riportarsi in metà. Bello spot dodge per evitare il tentativo di CDG, ma ancora non vuole sapere di morire. Ma adesso il calcione finale. Se non chiude la storia. Se magari non c'era quella cosa, nel suicidio poteva finire in un modo diverso. Beh, probabilmente sì. Sicuramente quello veramente non ci voleva. Quella SD lì per lì non doveva essere. Non doveva succedere. Non doveva essere quella cosa. Però è comunque il Mama. C'è la componente, no? Capito? È il Mama, è l'eroe, voglio dire, queste due cose messe insieme si moltiplicano tra loro, effetto esponenziale. Vediamo che succede. Mi aspetto di tutto, onestamente. Tanto qua segnato, la chat ci dice esattamente Mama, quello che solo tu sai fare, sculare. Io voglio Mama, Ford, ti ricordi che bello il che era il Giant Mama? Huge Mama era. Huge Mama, Abracastuaris. Che personaggio, ma raggiunto, terrorizzato. Bello Huge Mama. F Smash Crit. F Smash Crit? No, ragazzi, eroe è buono. Non so che secondo me... Vabbè, non lo dico. Non lo dico. Non lo dico perché voglio bene. Comunque, ragazzi, che ne dite di questa location? Abbiamo letteralmente girato i 90 gradi, però è completamente cambiato, come vedete. No, si è spostato. Tu, non è vero, c'è questa anche lì, vabbè, non importa. Io dico che va bene perché non c'ho più un pronti sbagliato e quindi sto bene. Questa è stata una grandissima cosa. Grandissima cosa è stata. Che si è spostata il coso sotto e quindi si sta più larghi. Comunque, vediamo la gente che sta seguendo la stream per vedere questo CDG e questo Mama competere per la gloria. For glory, for fun, per divertimento. Okay. Non sapevi cosa dire, ma attenzione. Per la gloria, per la gloria. Ottimo rientro di Side B per tentare di... Down layer.
Ma quanto è pericoloso Captain Falcon quando parte questa tarantella? Sì, di combo è, si rischia tantissimo. Poi se riesci a chiuderti con il lì. Chiaramente. Ma di fatto non c'è mai veramente occasione nelle combo quelle lunghe di fare un nì. Penso che non è praticamente mai true. No, devi sperare che l'avversario non faccia di AI. Cioè la DI bisognerebbe fare di esterna. Non è detto che a tutti si ricordino di farlo immediatamente, quindi se non lo fanno si beccano il ginocchio. Però sapendolo è praticamente impossibile che entri lì da quelle combo. Ma da queste cose invece è praticamente gratis, nel senso, prego. Una di queste cose azzeccate, che sia landing air one o down air, è molto più facile prenderlo. Il twack che non uccide, ma c'è stato molto molta paura per un attimo. Evidentemente oggi l'RNG non è dalla parte del mamma. Ok, Falcon Punch, dai. E beh, non è dalla parte, forse l'ha tamato bene. E l'ha tamato, ma riesce a tirare lo scudo appena in tempo. Il timing leggermente off non gli permette di chiudere la stock come vorrebbe. Vedi che la stock non era 31%, ma a parte che la Catman, io so che se te lo fanno da sopra, scende, ti faranno. Sai che non lo sapevo, sì, anche, e non lo poco. Bellissimo, devo stare a cercare della killa questa cosa. Vediamo il twack, l'ha tirato, e via, e chiude la stock, e il pubblico è invisibile. Ancora, è critico. Cosa tira, cosa tira? Ma che cosa sta succedendo? Ma che cosa sta succedendo? Ragazzi, ragazzi, fare tutto. Ma che cosa succede? Ma che cosa succede? Ma me l'aspettavo, ecco cosa succede. Ma ragazzi, cioè due stock se ne sono andate per questa cosa. Due. Ma lascia stare, ma che balle. Due ragazzi. Io non ci vedo niente di sbagliato. No, no, è tutto palesemente legit questa cosa. Tutto palesemente legit, nel senso. Cioè io non so come faccio adesso a CDG essere ancora integro moralmente, perché penso. CDG c'è, io addosso, c'è cosa che penso. Sì. Big Tonk, vediamo cosa succede. Cioè ragazzi, io non ho parole, nel senso che. Cioè, adesso veramente la sfida è riuscire a rimanere, capito? Cioè, a non piangere. In questo momento vedo CDG che sta cercando tutto il possibile per non gli tremano le labbra, gli tremano gli occhi. Perché CDG in realtà è entrato nella forma definitiva. La forma definitiva. Lo coglie al volo e lo rispedisce dal di là dello stage. Sta traiardando. Dove c'è Smashville? Che è a sinistra di Kalos, praticamente. Di qua è andata a finire su Smashville. Dobbiamo fare una lore degli stage, dove sì, stanno? Penso. Bounce ancora una volta per difendersi dai proiettili di Falcon. si vede che ha preso le precauzioni per il team di Ponte San Giovanni. Beh sì. Non sai mai cosa può venire fuori. Arriva Black Wolf che ti spara. Ragazzi! Ma ancora! E finisce così la partita! Non ho visto neanche cosa è successo! Ma è successo e basta! Cioè che cosa tirata era? Ma che cos'era? Mi sono distratto un attimo, che cos'era? Era una smash? Praticamente era di Hatchet Man. Allora, che cosa cazzo era? Ha tirato il fuoco, se non mi sbaglio, fa tipo 30% dei danni. Ma non era il fuoco? No, che era? Ma era una spada, io non l'ho vista, io non faccio la tirata. Raga, ma che cos'era? Palla di fuoco. Palla di fuoco? 39%. Palla di fuoco tirata sul 35. Ragazzi, io ho praticamente finito la voce in questo game, no? Ma a parte che il Gamma traditore, ma che fa il Gamma? Io non ho parole. Vieni qua, dillo stesso. E si va. Sono tutto tanto avvicinato così che sembri troppo. Tanto sempre neg. Ok, e perché? Allora, per favore, poi andate. Per favore, qui c'è da gastare uno dei set più hype di questo torneo, scusate, Allora, andiamo con il Mavatore che si trova in attimo in situazione di svantaggio, ma cerca di recuperarlo e lo stoppa così col suo jab. Il solito jab. Il Mavatore che comunque adesso, a parte tutto, è migliorato notevolmente, a parte tutto, nel senso, a parte le due sculate, perché porca miseria, due stock sono partite. Ormai si sa che è un PG così. È un PG così, a parte schiena. Oh, e però se la porta a casa con questa prima stock. Carriera. Nota come tra Falcon e il Mavatore che gioca Hiro, e il Mamador è quello hypato dal pubblico. Cioè ormai la gente inizia a saltare soltanto se il mamma tira un critico a 0%, che è giusto, tutto quello che aspettano. Chiaramente non se l'è preso, non so se è tipo la scudata, non ho visto bene. C'è sempre il terrore quando vedo quelli che ma porca miseria. Però forse con il kaboom, che però non riesce a chiudere la stock. Più che altro ovviamente lo conosci Bunny, no? Fatality. Fatality? Sì, Bunny. Sì, la tag Bunny.
e Ieta davanti, forse un tuac, ci prova, ci prova e ci riesce, ma era 150, diciamo, 150, ha sparato col bazooka su una formica fondamentalmente, parecchio, parecchio bando, sì, sì, fondamentalmente, nel senso che ha fatto to, guarda, ti sputa addosso, muori, nel senso era 160, quindi ci sta. Comunque cosa, vediamo se riusciamo a recuperare questo attuale svantaggio con Psych Up, Psych Up forse Omf, è tutto potenziato, è potenziato, l'ha sparato su questa cosa. Diamo l'edge guard, ultra close a trovarci un edge guard fatto per bene, ma non è bastato evidentemente. 69%. Quanto fare del bang, piccolino? Sì, bang è minuscolo. Non sta, non pazienta, CDG cerca sempre di cercare due frame. Comunque è tanto pericoloso questa cosa all'edge. E il mamma è già un paio di volte che sfida il tentativo di spike di CDG. E un paio di volte che non finisce. Heal, ok, si riporta qualche percentuale. Bellissimo. Vediamo, forse riesce a chiudere così la stock. Ok, non è abbastanza. E lo prende in contropiede col down B, ma non è abbastanza. Up air. Vediamo se CDG riuscirà. La giancata. Snooze. E non lo prende. Ma lo prende. Un'ottima smashata sul salto. Vediamo se CDG riuscirà a riportarsi in parità in questa stock o perirà per la potenza del Mama, che ancora sta tirando mazzate sullo scudo. Quanto e con lo Psych Up continua a fare veramente troppa paura. Cioè, vorrei dire che ha fatto un back air. E questa chiude? Un back air, sì. Un jab, c'ha 38%. Eh sì, cioè, succede, bounce. Succede. Ci stanno credendo. Carica la palla di fuoco. Carica la palla di fuoco, tira la smash. Poteva essere un critico, poteva chiudere. Comunque, ma la torcia è pronta! Non è abbastanza da uccidere. Sizzle non è ancora sufficiente. Non è entrato il critico per due volte. Forse la combo lì, la combo. Il tentativo di spike? Non abbastanza, ragazzi, la giancata qui ci sta potenzialmente che muore, no, ecco. Una cavolata, ni. Qua magari può sfruttare il momento. Mi sa che CDC, vediamo CDG un po' si riesce a chiudere. E prende. Non è abbastanza ancora. Ancora. Ma è mamma. E ce la prende ancora. E chiude così. E chiude così la stock. Tutti applaudono, ragazzi. Riesce a mantenere la calma. Riesce a chiudere questo riesce game. Riesce a uccidere l'RNG. Ragazzi, sconfigge. Ha battuto l'RNG di Smash. È riuscito a battere. A battere la casualità, l'RNG, cioè, aiuto, cioè, giustamente. Ovviamente era un 2 contro 1, però lui non lo sapeva. Cioè, ragazzi, questa è la giornata degli... Ma no, palesemente leva il micro.